Buongiorno, buonasera e buonanotte per chi guarda questo video. Comunque, nuovo vlog, come avete letto dal titolo, un video molto speciale perché questo video, anzi, questo vlog lo dedico al mio bimbo e chi non sa chi è il mio bimbo, giustamente, dovete vedere tutto il vlog. Questa volta il vlog dura poco. Perché ho tantissime cose da fare e in più, dato che allora io sto registrando di mercoledì, questo vlog lo vedete giovedì che è domani, cioè per me è domani, e poi giovedì che per me è domani registrerò un altro vlog che però andrà su sabato, per cui vuol dire che sabato vedete un altro vlog. E dato che oggi è un giorno speciale perché il mio bimbo fa 7 anni e voglio dedicare questo video, anche perché così a me non mi resta per ricordo, vorrei festeggiare per modo di dire perché io ho preso i palloncini, come avete visto, adesso ne gonfio uno ovviamente, e volevo fargli delle foto, così almeno ve lo faccio vedere e proviamo a fare qualcosa insieme a vedere se, perché lui ha paura e non gli piace tanto essere preso in braccio, per cui calcolate che non è uno che gli piace stare in braccio o stare in giro. Però dato che è un po' nuvoloso, sperando che non piove, io lo prendo, lo tengo in casa, così almeno facciamo le foto che poi guardate su Instagram. Chi non mi segue, seguitemi lì, vi ci saranno le foto. E ovviamente, non so, vorrei fare qualcosa con lui, a vedere se riesco a tenerlo vicino a me. Anche se di più lui sta nella sua casa, nella sua casetta di legno. E niente, per cui, dato che io devo registrare questo video, farlo durare poco, perché poi lo devo montare subito per far sì che domani alle 2 devo uscire. Poi domani devo sempre fare il vlog, per cui questi 3 giorni saranno dedicati solo ai vlog. Poi vabbè, dalla prossima settimana vedete altri video diversi, nuovi che piano piano sto registrando. Detto questo, prima che parlo troppo, che come sempre dura l'eternità i miei vlog, andiamo. Allora, prima gonfiamo un palloncino e poi andiamo a vedere se riusciamo a fare una foto insieme a lui e tantomeno se riesco, se vuole farsi prendere in braccio, così lo riprendo un po'. Per cui iniziamo a gonfiare il palloncino. Sì, ma io volevo farti una foto. Come faccio a farti una foto se tu mi mangi il bicotto? Gli ho dato questo bicottino qua. Scusa, devo farti una foto. Aspetta. Aspetta! No, aspetta, non mi cogliere! Aspetta! Direi che gli piace il bicotto. Questo non lo devi mangiare! Vabbè. Quello non dovevi mangiarlo. Aspetta. C'è Candy che lo guarda per dire perché a me è biscotto? No? No, palloncino non si buca. Un po' complicato fare le foto. Però poi sul divano non è che sia tanto. Lo vuoi questo?
Direi che ti piace il biscottino, eh? Ovviamente le torte per conigli non ci sono. Meno male che ho trovato questo biscotto. Tanto questo lo mangio una volta al mese. Vero? Buono? Ti piace? Dopo puliamo il divano. Tutto. Ti sei anche ipocato. Guarda che ti sei ipocato. Ha un po' paura lui quando deve uscire dalla sua casetta. Vero? Vero che c'hai paura? Dopo io voglio provare a lasciarti giù. Solo che se metto giù il biscotto, Candy te lo mangia. E lei non può mangiare i biscotti dei conigli. Per cui è meglio che non ti metto. Non metto giù il biscottino. Semmai metto giù te. Dal divano. Vero? Dai, io provo a metterti giù. Però non devi scappare in balcone. Bello sto palloncino. Guarda, piccolo piccolino, ti porto tutti. Poi dopo c'ha paura. Adesso vai in giro per tutta la casa. Vediamo dove vai. Ma se io ti do un di questa, lo vuoi? Dove vai? Guarda cosa ti do. Lo vuoi un po' di erba? Non lo vuoi l'erba? No. Preparato le carote che gli do la verdura con le carote oggi. In tutto questo c'è Candy, un po' gelosa. Dove sei? Aspetta, vediamo. Poi va di là. Mi piace stare di là. Ormai vecchietto, anche se non sembra. Peccato che ho i fili e tutte le altre cose, sennò mi piacerebbe lasciarli in giro per tutta la casa, anche se no è difficile. Piano piano. Piano, piano, piano. Ti piace il cane? Direi che ti piace il cane. Vero? Facciamo una cosa. Difficile fare con te la foto, almeno che non ti do da mangiare. Vero? Ma guarda te. Dai. Vuoi la pappa? Hai fame? È ora di mangiare. Non te l'ho ancora dato, anzi glielo devo dare anche agli altri. Che non gliel'ho ancora dato da mangiare. Dai. Ti metto così almeno. Mangi la carotina, le verdurine e il pezzettino di biscotto che le hai lasciato. Giusto? Se io metto questo qua a farti.
Guarda. Bella questa. Facciamone tanti, non si sa mai. È difficile tenerti con una mano. Cioè, ho pulito ieri la gabbia. E ovviamente l'ha sporcato in 2 secondi. Comunque gli ho messo qua la carotina. Oggi gli do l'erba, cioè l'insalata e il biscottino, che ovviamente lo mangerà dopo. Vero? Poi gli ho messo la lettiera, solo che di solito fanno la pipì dentro qua, in poche parole. Invece, vabbè, gli altri bisognini le fanno fuori per tutta la gabbia, anche se certe volte me la butto anche fuori. Cosa fai? Ti lecchi? Come passano gli anni. Vediamo se lo mangia la carota. Tu? Questa la vuoi? O aspetti? Mangi dopo? Mangia dopo. Quando ho fame, mangia dopo. Tanto ho messo poco palette, quello di ieri. Comunque questo qua si chiama muffin alla banana e direi che a Fiocco gli piace. Fatto così. Bambini. Bimbo. 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 Adesso va su giù dalla sua tana. Vero? Guarda. Stranamente non scappi come prima, è vero? Vabbè. Ciao. Allora, finisco qua il vlog, lo faccio corto perché devo fare un bel po' di cose, infatti sono in macchina che sto praticamente andando in giro perché devo fare delle altre cose. Noi ci vediamo al prossimo vlog che per voi sarà sabato, per cui come avevo già detto il vlog, questo vlog era solo per ricordare il compleanno. Vabbè, niente, noi ci vediamo al prossimo vlog. Spero che questo vlog un po' diverso, un po' speciale, vi sia piaciuto. Ovviamente noi festeggiamo così i compleanni con, diciamo, gli amici pelosini. Detto questo, ci vediamo sabato col prossimo vlog, sempre alle 2. Per cui mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!